No, niente, sarà un dischetto. C'è un dischettino che è venuto via dal domani. Che, no, il discorso è che se tu tieni il volante basso fai molto più fatica, devi spingere sul volante, e con quando hai quelle gomme il vicino sì, che lo sbaglio che sono molto più basso, perché non faccio il volante non devi spingere, non devi avere il più alto possibile, in maniera che tu più sei col volante in alto più fai forza. Perché quando cominci ad avere delle gomme così, degli slip che sono calde, vi garantisco che diventa duro. Devi andare a compressa, però ci sono i martinetti vanno con delle 30-40 bar di pressione. Queste gomme vengono caricate 220 bar, sono quelle da su. E per cui bisogna costare metto qui, perché non sono leggere. Questi sono i canali che usano telaietti cercati, modificati, rinforzati, ben servito, questo che deve avere la saldatura, con un sistema di asonatura che permette una regolazione che d'origine non c'è, è solo centrale. In questo caso è solo stato valizzato per poter permettere delle varie regolazioni del sistema. Questo più o meno è quanto. Avete idea di come era un'officina di motosport? No. Nessuno? No. Nessuno mai ha avuto, ora lui mi ha detto che ha fatto due corse con Riccardo. Nessuno di voi ha mai avuto esperienze tipo? No, Riccardo. Allora, innanzitutto cominciamo a parlare un attimo della posizione d'aria, che è un po' di quello di cui mi occupo io qua, almeno per il momento, poi non si sa. Diciamo sostanzialmente che avete visto, le macchine sono dotate di centralina e di cablaggi elettronici che arrivano al motore, agli altri impianti e poi vanno appunto sulla centralina stessa. Come aveva spiegato prima Giordano, una parte fondamentale del nostro lavoro è quella di interpretare, cioè di acquisire e poi di interpretare i dati che acquisiamo con il pilota e con noi ingegneri per capire un attimino quali sono le problematiche e della macchina e del pilota stesso. Appunto, per far questo abbiamo bisogno di un sistema di acquisizione dati, che è quello montato comunemente sulle macchine, che nel caso delle macchine per campionati monomarca, come quelle che avete visto giù, che avete selezione fatta appunto per la Mercedes, che avete visto in costruzione, sono macchine che hanno un'acquisizione dati standard, diciamo, cioè la cassa produce la macchina, produce il motore, produce il campo e tutto il resto, più chi dà l'acquisizione dati da usare per quella macchina in quel determinato campionato. Pertanto i sensori da utilizzare nella macchina per rilevare i dati sono quelli, sono standard e tu non puoi aggiungere sì magari qualcosa, però non puoi aggiungere niente che possa portare un controllo attivo elettronico della macchina in più. Per questo diciamo che il lavoro minimo nel campo dei monomarca è quasi esclusivamente di interpretazione di lettura e di interpretazione dei dati appunto con l'ingegnere e con il pilota. Collaborazione tra virgolette con il vostro istituto, speriamo che siano le prime due visite di una lunga serie, stiamo parlando anche per vedere se si può creare un qualcosa a livello di collaborazione nel vero senso della parola, in termini di avere qualcuno di voi qui a livello di stage, per il tempo della durata ancora dobbiamo definire, parleremo dopo con Massimo e con il nostro altro professore, e noi siamo a disposizione, spero che sia stata una vista gradita e siamo riusciti a farvi rendere conto di quello che è realmente il motorsport, perché visto da fuori sembra tutto rose, fiori, bello, invece qui c'è tanto da lavorare, tanti problemi da risolvere,
tante cose che devono andare in fila che in certi momenti non è semplice farle andare. Siamo qua a disposizione, ringrazio il vostro istituto, Massimo in primis che è, diciamo, il fondatore. Un omaggino della motorsport e qualche decalcomania, se volete, qui anche in via. Accomodatevi pure. Sarebbe questo.